Ok, andiamo al libro, alla pagina 174. Che è... La settimana scorsa abbiamo parlato però di... Gli usi del condizionale, che era per esprimere un desiderio realizzabile. E per chiedere qualcosa in modo gentile, vero? Ricordate? Chiedere un favore, chiedere a qualcuno di fare qualcosa, ma in modo gentile, in modo amabile. Invece adesso impareremo un altro uso del condizionale, okay? Che è dare consigli. Noi possiamo dare consigli attraverso il condizionale. Ok? Allora, abbiamo qua un dialogo tra due persone che mi leggerà Anna Maria Panesi con Patrizia. Vera sarà Anna Maria, Laura sarà Patrizia. Ok. Anna Maria? Perdon, sì, il microfono. Okay. Laura, ti vedo un po' giù. Che c'è? Fra un paio di mesi saremo in estate e forse dovrei perdere qualche chilo. Secondo me stai bene così, ma se proprio vuoi dimagrire, perché non cominci una dieta? Io sto sempre a dieta e senza risultati. Io al posto tuo mi iscriverei ad una palestra. Mi iscriverei ad una palestra. Un po' di aerobica ti aiuterebbe. Purtroppo non posso. Da quando sono caduta schiando il ginocchio... Sì. Ah, purtroppo non posso. Da quando sono caduta sciando, il ginocchio mi fa male. Forse dovresti andare da un ortopedico, oppure potresti fare nuoto, così non avresti problemi col ginocchio. E puoi avanzare le pagine? Hai ragione, è una buona idea. Perfetto. Sciando. Che cosa significa sciando? Schiando. Ah, facendo sci. Ski? Sci. Sciando. Il verbo è sciare. Che significa? Schiar. Sciare. E ricordate SCI sci scia. Bene. Sci e chi? Sì, sci e chi? E sciare e schiar. Sciando e schiando. Bene, allora dice Laura, ti vedo un po' giù. Che cosa è quel un po' giù? Vagonia. Esatto, giù d'animo, no? Con poco animo. Che c'è? Fra un paio di mesi saremo in estate e forse dovrei perdere qualche chilo.
Secondo me, stai bene così. Ma se proprio vuoi dimagrire, perché non cominci una dieta? Allora, abbiamo qua, non usando ancora il condizionale, sì che abbiamo un'opinione, un consiglio, no? Sì. Perché non cominci una dieta? Invece di dire comincia una dieta, è una forma più amabile di dare il consiglio. Sì. Perché non lo fai? Perché non cominci una dieta? Io sto sempre a dieta e senza risultati. Io, è quasi che cominciamo a usare il condizionale, al posto tuo mi iscriverei ad una palestra. Un po' di aerobica ti aiuterebbe. Palestra e ginnasio? Esatto. Purtroppo non posso, da quando sono caduta sciando il ginocchio mi fa male. Che cos'era il ginocchio? La rodiglia. La rodiglia, esatto. Forse dovresti andare da un ortopedico. Ecco un altro consiglio, un'altra opinione usando il condizionale. Forse dovresti andare da un ortopedico. Oppure, ricordate che oppure è semplicemente oh, potresti fare nuoto, così non avresti problemi col ginocchio. Hai ragione, è una buona idea. Allora, vedete che abbiamo forme di dare un'opinione, ma in modo un po' come più nascosto, non è un'opinione diretta. Ah, e lì usiamo il condizionale. Potresti, dovresti fare. È un po' come, scusa, è un po' come essere empatico, come mettersi al posto dell'altra persona, quella forma che si fa la domanda. Sì. Potrebbe essere, ma secondo me anche potrebbe essere come quando dai un'opinione che nessuno chiede, no? Ah, questo, dovresti fare questo, se non me l'hai chiesto, io non ho chiesto niente. Sì, ah. È semplicemente una forma, esatto, come più non diretta, più indiretta di dare un'opinione personale o un consiglio. Un po' giù, può essere decaída? Sì, 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 infatti era quello. Decaída. Un po' giù. E giù si usa per altra cosa? Giù significa abajo. Allora, essere giù è praticamente, stiamo parlando di animo, no, di stato d'animo. Grazie. Essere giù. Bene, allora facciamo un po' l'esercizio, questo che è semplicissimo. Allora, Erika, leggimi tu la numero 1 e dimmi se è vero o falso. Secondo Vera, Laura dovrebbe perdere molti chili. Falso. Falso, esatto. Perché secondo Vera, come è Laura? Secondo Vera, io penso che Laura sta bene, mm-hmm. Sta bene, sì, ma si Vera vorrei... Punto, secondo lei sta bene. Sta bene, sì. Mm-hmm. Esatto. E Ingrid, la 2? Il microfono. No, non ti sento.
Mi sa che hai problemi con il microfono, Ingrid. Ok, allora, Sofia, leggimi tu la numero 2, per favore. Laura è già a dieta. È vero. Vero, infatti l'ho detto. Da quando è a dieta lei? De sempre. Da sempre. Da sempre a dieta, senza risultati. Esatto. Ricordate sempre che la forma più probabile di rispondere a una domanda con una preposizione è usando la stessa preposizione della domanda. Per quello se io dico da quando è a dieta, Da sempre. la risposta è da sempre. Vedete che se nella domanda abbiamo il da, nella risposta sicuramente avremo lo stesso da. E succede praticamente con tutte le preposizioni. Da quando? Da sempre. Ok. Ah, di dove è di, non so, è Roma. Sempre la preposizione della domanda sarà sicuramente la preposizione della risposta. Super. Anna Maria Navarrete. La 3. No, non va in palestra perché non le piace. No, non va in palestra perché lei scendo caduta e si è fatto male si è fatto male al ginocchio. Si è fatto male al ginocchio, sì. Perfetto, super. Arnaldo, la 4. Non intendo questa l'idea del nuoto. Laura trova interessante l'idea del nuoto. E stavo leyendo, tenía las tres, las cuatro, las tres anteriores, pero esta no la encuentro. È proprio nell'ultima parte, quando... Sì, oppure potresti fare nuoto così non avresti problemi. Laura trova interessante l'idea del nuoto. È vero, È vero, perché è vero? è una perché incontra ragione, mi Ah, trova, le trova la ragione, le dà la le trova ragione, la possiamo ragione. dire. Bene, non mi ricordo a chi tocca. Patrizia, dimmi tu la 5. La 5 alla fine Vera le consiglia di rivolgersi a un dietologo, è falso. Che cosa le consigli invece? Le consiglia quello che dicevano di andare di fare nuoto. Ah, però lei consiglia di andare da uno specialista, ma a quale? All'ortopedico. Dall'ortopedico, esatto. Sì, allora non le dice di andare dal dietologo, ma dall'ortopedico. Il problema è il come, ginocchio. Il problema è il ginocchio. Esatto. Bene, allora per dare consigli noi usiamo alcune forme, e alcune di queste forme usano il condizionale, non tutte. Ok? Profe, Sì. tengo una duda. Dimmi. Nella numero 5, quando dice alla fine Vera le consiglia di rivolgersi a un dietologo, ai, perché non usa il da? Perché rivolgersi a, non andare. Ah, tu puoi Grazie. dire andare da, però rivolgersi va con la preposizione a. Grazie. Bene, allora abbiamo espressioni, dicevo che non tutte usano il condizionale, ma alcune sì.
per dare consigli, per dare opinioni. Allora, per esempio, questa che diceva, rivolgiti, sarebbe la, il consiglio originale, senza così diretto, sarebbe rivolgiti a un ortopedico. Però abbiamo detto che questa forma così, con un imperativo così duro, è troppo forte, no? È un po' pesante anche. Non è una forma cordiale di dare un consiglio. Allora, per dare lo stesso consiglio, io ho altre forme, come per esempio dire potresti rivolgerti a un ortopedico. Dovresti rivolgerti a un ortopedico. Perché non ti rivolgi a un ortopedico? Io al posto tuo mi rivolgerei a un ortopedico. Vedete, sono, è sempre lo stesso consiglio in diverse forme. Faresti bene a rivolgerti a un ortopedico. Un'idea sarebbe rivolgersi a un ortopedico. Occhio sempre che il verbo va cambiando leggermente. Non ho usato lo stesso verbo. Usiamo un verbo più semplice per vedere la differenza, che sarebbe adesso sì, andare da. Andare. Allora, come sarebbe? Potresti andare. Dovresti andare. Ma io dico perché non? Come sarà? Vai. Perché non vai? Esatto. Perché non vai da un ortopedico? Visitare o... No, no, stiamo usando il verbo andare, così vedete la andare, differenza, andare, già. La differenza di coniugazione, perché io ho detto potresti o dovresti andare, questi sono verbi modali, vero? Allora, dopo il verbo modale, quello che abbiamo è un infinito, per quello io dico potresti andare, dovresti andare. Però quando io dico perché non, lo diciamo al presente, perché non vai... Claro. O io al posto tuo usiamo andrei. Il condizionale, io al posto tuo andrei. Faresti bene a... Ad andare. Ad andare, esatto. O l'altra, un'idea sarebbe... Andare. Andare, anche qua andare. Allora, dicevo, non sempre usiamo il condizionale, dipende dalla, dalla forma che usiamo. Giuseppe, sì? Il quarto, io al posto tuo, come chiedo perché no, no, no? Così, io al posto tuo andrei, è proprio andrei. Come è scritto lì, perché già stiamo già usando il verbo andare. Già, dice che aveva uno tre punti, pensé che aveva algo in mezzo. No, no. Andrei, entonces, nomás. Grazie, grazie. Prego. E Giuseppe, sì. Al posto tuo, quando hai seca, al posto tuo andrei, e usando il verbo rivolgersi, hai uno di mi, mi rivolgerei. Mi rivolgerei. Mi rivolgerei. Quello che dice rivolgersi è un verbo riflessivo, allora dobbiamo usare il pronome riflessivo prima del verbo. Io mi rivolgo, tu ti rivolgi, lui lei si rivolge, allora io mi rivolgerei. Ah. Bene. Allora, adesso faremo un esercizio a coppie. Sì? La settimana scorsa abbiamo avuto dei problemi e vediamo se questa settimana funziona tutto bene. Sì? Adesso siete
2, 4, 6, 7. Allora facciamo 3, 3 gruppi, 2 gruppi, 2 coppie e un gruppo di 3. Ok? Allora 3 gruppi automaticamente. Bene. E l'idea, che cosa dovete fare? Dovete fare dei piccoli dialoghi, come sempre, sono piccole conversazioni, dove uno di voi spiega una situazione, per esempio che vuole cambiare lavoro, e l'altro dà un consiglio di che cosa dovrebbe fare quella persona in quella situazione. Ok? E dovete fare tutte le situazioni. Vuole cambiare lavoro, vuole imparare una lingua straniera, non frequenta regolarmente l'università, eccetera. Ok? Si capisce quello che dovete fare? Sì. Sì? Chi non può lavorare in gruppo? Perché è importante sapere quello. Tutti potete lavorare in gruppo adesso? Sì? Bene. Allora, apro... Il gruppo, disculpa. Sì, uno elige di esas 5? No, dovete fare le 5. Le 5, ok. Esatto. Sì? La settimana scorsa io non... Adesso vediamo se funziona. Proveremo a far funzionare, ok? Va bene, adesso apro i gruppi, entrerò per vedere se funziona, e se no soluzionerò. Bene. Allora. Pazienza che si aprono i gruppi. Ya, ahí sí, ahí te escucho, Ana María Navarrete. ¿Y Ana María Panesi? Hola. Hola. Ahí sí. ¿Sí? Sí, ahí se escuchan. Ya, las dejo trabajando aquí. Gracias. Súper, nos vemos más rato. ¿Quién empieza?
Chi vuole cambiare lavoro? Senti, Ingrid, io vorrei... Io non mi sento felice nel mio lavoro, nel mio posto di lavoro. A ustedes dos, Anita e Ingrid. Sí. Ingrid y Anita. Ingrid tiene apagado el micrófono. Ah, está malo. Entonces, a mí que miei, no me siento feliz en el mio posto de lavoro. Ani, secondo me, dovresti un po' durante, io non so come dico durante. Dovresti durante... cambiare lavoro, poi dice l'esempio. No, dovresti durante un po' di tempo. Durante un po' di tempo studiare la situazione e pensare se al svegliarti tu sei contenta o sei dispiacevole. Andare al lavoro con ottimismo, ma se non ti fa bene dovresti cambiare lavoro. Dovrei cambia di lavoro o busca un altro. Sì. Grazie mille. Cerca un altro. Grazie mille per il tuo consiglio. Andiamo con la tua. Io voglio imparare un altro. Io voglio imparare inglese. Tu potresti inglese. Tu potresti andare in corso alla municipalità, sai? Sì. Comune, credo che si dice. Non mi ricordo. Dovresti andare in corso con Giuseppe. No. Lui parla inglese molto bene. Io sono in un come se sia taller, dijo la classe passata, no? Taller. Io sono in un taller di inglese basico. Sì. Che bella. Sì. La municipalità, in comune di la municipalità. A ver, en la municipalidad, voy a buscar. Sí, espérate. En el comune, claro. Hoy se me duerme este brazo, no me deja dormir de dolor. En el comune. Comune, sí. Sí. ¿Cómo se dice barato y bueno? No es costoso, pero ¿cómo se dice barato? Pochi soldi. Andiamo con la terza. No frecuenta regularmente la universidad. Tengo cuatro situaciones. Anita. Vedo che tu non frequenti regolarmente l'università. Cosa sta succedendo? Eh,
Io sto lavorando al stesso tempo. Alcuni giorni della settimana alle stesse ore le due attività, l'università e il lavoro, e non ho potuto arreglarlo. Però non posso trovare una soluzione. Sì, sì. Ma tu dovresti scegliere quale è più importante. Tu potrei prestarmi gli appunti? Potresti? Certo che posso. Grazie mille. Sì, certo che posso. Come si dice con gusto? Mi piacerebbe. Con gusto. Non importa. Andiamo con la 4. Hay que ir anotando eso que no podemos decir. Para buscarlo después. Mira, piacevole, no. Con piacere. Eso. Sí, es bueno el vocabulario. La Ingrid non sa quale macchina comprare. Lei mi ha telefonato e vorrei un consiglio. Ci sta ascoltando. Demone un consiglio a Ingrid. Io, Ingrid, potrei comprare una macchina di città molto piccola, perché lo stazionamento sono molto molto espensivo. Costosi. I parcheggi sono caro, molto costosi, caros. Ingrid, tu potrei come si dice arreglar il tuo arreglar, io también estoy con arreglar, voy a buscarlo. Tu sai arreglar, espérate. Mejorar, arreglar. Arreglar. Aggiustare. Il microfono. Regolare. Aggiustare, doppia G. Sì. Poner in ordine. Mettere in ordine. Yeah. E la 5 non sa cosa regalare a due amici che si sposano. Non sa cosa regalare a due. Sì, la prossima settimana si sposano due. Anita, la prossima settimana sì. Si sposano Ingrid e Paolo. non so cosa regalarli. Tu le hai detto che cosa... No, però acuérdate che la Ingrid è compagna nostra, entonces tenemos que... Tu puoi dire, oh, sé che a ella le gustaría tal cosa, o a lei piacerebbe. Io penso algo pratico, ma
Io so che necessito un microfono. Ingrid e Paolo non avevano una lista di in un negozio? No, non lo so. Ok, ma... ¿siete pronte? Como es amiga, se supone que tenemos que saber lo que necesita, ¿ya? Ya. Uh-huh. Ya. ¿Siete pronte? Sí, la Ingrid, el micrófono de Ingrid no es ajustado. No funciona. No funciona. Pero ahí nos hacía seña de que estaba de acuerdo con los diálogos. Bien. Ana María la estaba casando con Paolo. nel cinque. Bene, adesso tornano gli altri e controlliamo. Ya. Esto no es la semana pasada, no lo pude hacer, ahora sí, perfecto. ¿Sabes lo que pasa? Imagina cuando tú no pones el negro, ¿cómo puedo abrir el micrófono? ¿Qué pasó? Es que probablemente se te vaya la pantalla abajo, ¿sí? Tienes que ir a buscarla abajo en la barra que está bajito y buscar... Económica. Económica nomás, ahí la terminamos. Giuseppe, ¿ahora estamos todos juntos? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Estamos todos insieme. Ya, nunca, yo siempre con Arnaldo estuvimos en negro, pero nos escuchábamos. Ya. Yo te veía, Sofía, yo te veía siempre. Es lo que le decía a Ana María, probablemente se esconda la pantalla abajo, se minimice. Sí. Entonces ustedes tienen que ir abajo, buscar donde dice el nombre de la reunión y apretar, y ahí se va a abrir. Claro. ¿Nombre de qué? El nombre de la reunión. Sí, lo busqué y no lo pillé. Yo No. Yo lo cerqué, tomo no, el otro vato. No hay problema. Bien. Allora, gruppo delle Ana Marias. Yeah. Care amiche, Ingrid e Ana Maria, care amiche, sai, non mi sento bene... Sapete che non mi sento bene nel mio lavoro. Cosa posso fare? Io penso che... dovresti osservare come un po' una settimana come ti svegli ti svegli bene, ti svegli contenta, ti svegli svegli disgustata o disgustata o arrabbiata o male arrabbiata dovresti cercare un altro lavoro di prima cercare un altro lavoro facere il cambio fare hai ragione, lo penserò, grazie mille, grazie. Bene, e le altre? Continuate, ditemi tutte le... continuiamo. La lingua straniera. Io sto pensando in imparare inglese. Che potresti dirmi? Che bello, penso che potresti andare in corso con Giuseppe, il professore di italiano. Lui insegna moltissimo bene l'inglese. Grazie. Il tedesco. Hai ragione. Lo spagnolo no, No spagnolo. Ma, Anita, ho saputo che tu non stai frequentando l'università. Cosa succede con te? Cosa sta succedendo?
Che io sto in la università come studente, ma devo, non ho potuto lasciare il lavoro io che devo fare. Alla stessa ora, alcuni giorni, alle stesse ore, devo fare le due cose e non ho potuto aggiustarlo. Però penso che dovresti parlare con i tuoi genitori per cercare una buona soluzione. Sì, io farò cosa tu mi dici. Quello che mi dici. Quello la che 4? Tu mi dici. Anita, non so quale macchina comprare. Non so se comprare la gialla o la rossa. Rosso? La gialla o la rossa. Lo importante, Ani, è che dovresti comprare una macchina di città. Perché le le stazioni, i parcheggi sono molto expensive, cari. Sì, hai ragione. Ripeti con me, Anna Maria, i parcheggi sono cari. I parchetti sono cari. Parcheggi. E le macchine molto molto grandi sono un dolce per le delinquenti. Hai ragione, penso che mi comprerò una bicicletta. Anita, Ingrid e Paolo si sposeranno la prossima settimana e non so cosa possiamo regalarli. Perché non hanno fatto una lista in negozi? Non lo so. Una buona idea sarebbe di chiamarli e domandarli. Chiedergli cosa vogliono. Vogliono. Io la chiamerò e le chiederò. Ti dico dopo. Grazie mille, Anita. Super, grazie. Adesso il gruppo di Arnaldo. Con chi eri, Arnaldo? Sofia. Sofia, voglio cambiare lavoro? Sì, Arnaldo. Aspetta. È una domanda? Cambiare lavoro? Io voglio. Lui? Io voglio, él quería cambiar. Sì, ma allora è un'affermazione, non una domanda. Io non arrivo da Sofia e le dico, Sofia, quiero cambiar trabajo? No. Tiene razón. Sofia, voglio cambiare lavoro. Sì, Arnaldo, tu potresti cambiare lavoro sempre che sicuro. Sempre che sia. Che sia sicuro. Sì, sì. Super. Sofia. Ora io. Arnaldo, io voglio imparare una lingua straniera. Una lingua. Che pensas tu? Che pensi tu? Buona idea, Sofia. Dovresti studiare molto. Già. Otra. Esto es más corto que giro laucha. Ya, la 3. Pregunta. La 3.
Sofia, in realtà non sono andato regolarmente all'università. 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 Che pena, Arnaldo. Perché non potresti seguire la lezione online? No, il perché non potresti, no. Tu puoi usare o. Perché non segui o potresti seguire. Ah. Ma le due insieme non significano niente. Come? Scusa, come? Le due forme insieme non funzionano. Tu dire o potresti seguire la lezione online. La lezione online. O qual è l'altra che hai detto? Perché non segui? Perché non segui la lezione online? Ah, perché non segui? Ok. E la altra è Arnaldo. Aiutami Arnaldo, non so quale macchina comprare. Non so quale macchina comprare. Quale, l'avevi detto bene alla prima. Quale macchina comprare? Non so quale macchina comprare, Arnaldo, aiutami. Sofia, potresti comprare una macchina economica. Y la 5 no la alcanzamos a hacer. Ok, non è un problema, non vi preoccupate. Bene, chiediamo adesso all'ultimo gruppo, Erika con Patricia. Ya. Alcanzamos a hacer 3 nomás. Wow. Patricia, pensamos mucho. Bene. Ya. ¿Patricia por ahí? Sí, sí. Ya. Nosotros no pensamos que la frase en un senso di domanda, per questo abbiamo fatto il dialogo di questa forma. Ok, sí, l'unica cosa importante è che date un consiglio in un certo punto. Sí, sí. La prima, non ti credo. Non ti credo. Perché vuoi cambiare di lavoro? Non di. Perché vuoi cambiare lavoro? Lavoro? Perché è molto lavoro e poco soldi. È poco stipendio. È poco stipendio. Un poco stipendio. Io poco sueldo, poco stipendio. Sì, stipendio. Però mi hai detto che l'ambiente di lavoro è molto bello. Potresti pensarlo un po' di più. Hai ragione. Dovrei parlare con il mio capo per aumentare il mio stipendio. Super. Già. La 2, Erika. La due. Ho saputo che farai un viaggio per il tuo lavoro. Io al posto tuo imparerei bene la lingua inglese prima di viaggiare. Sì. La lingua che? La lingua inglese prima di inglese. Inglese prima di viaggiare. Sì, l'ho già pensato. Sto cercando dei corsi molto buoni. Altre. Perché non frequenti regolarmente l'università? Perché devo prendermi cura di mia madre, che è un po' malata. Sarebbe buona idea se assumessi un badante orario. Un badante? Che cosa? Orario. Orario. Ore. Come? A ore. Badante sarebbe come cuidador. Cuidador, ma anche quello che noi conosciamo come nana. Ah, sì? E por horas in italiano sarebbe a ore. Badante. Es nana. Nana, dijo. Sì. La nana. Sì, y la otra es. Voglio comprare un'altra macchina. Però si è nuova.
Potresti aspettare un po' e guardare il denaro per viaggiare. Il denaro. Ah, denaro. Guardare no, perché quello significa mirar. Ah, vuoi dire mettere da parte. Mettere da parte. Ah, il denaro. No, ci manca una. Beh, non vi preoccupate, sono molto corrette quelle che avete fatto. Bene, brave, brave. Ok, bravi tutti, grazie. Che significa mettere da parte? Guardar. Guardar algo. Grazie. Come quando io dico risparmiare, ahorrar, mettere da parte i soldi. Guardar la plata. Ya. Yeah. Mettere da parte. Risparmiare sería ahorrar entonces, ¿sí?